diretta viene anche registrata, no? Siamo on air. Anche noi siamo partner di webradioitaliane.it, sito e gruppo Facebook, dove potrai ascoltare le web radio italiane e dove è possibile scambiarsi informazioni, curiosità, collaborazioni e consigli riguardanti il mondo musicale e radiofonico. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica. Playtime Radio is coming. Radio Playtime. Your summer, your station. Your summer, your station. Playtime Radio. Radio Playtime. Accendi il tempo della musica. Playtime Radio. È tempo di divertimento. Your music, your station, Playtime Radio. Regolarmente e mi trovo una favola. Prova a venire con me e ti assicuro, non te la pentirai. I corsi di barretta nutrizione e il percorso del benessere si svolgono a Carano per Giuseppe di Luigi Fabini 87 ogni giovedì dalle 20 alle 21. Allo Mazzo in via Milano 24, oratorio San Siro, ogni lunedì dalle 20.30 alle 21.30 e anche a Saronno. Per informazioni chiamare 377-275-2152. Perché ricordati, prevenire è meglio che curare. Ti aspettiamo per scoprire con noi come avere uno stile di vita sano per tutta la vita, con una corretta alimentazione. Inoltre con noi per scoprire nuove professioni del futuro, ma già da oggi coach del benessere. Non serve esperienza, ed è per tutta l'età. Alla formazione provvediamo noi. Console DJ. Buongiorno a tutti, qua c'è sul divano di Radio Playtime Davide Ems, che è lui. Ciao a tutti. È lui, ciao, grande. Ciao a tutti. E Mr. Dylon. Ciao a tutti, raga.
Adesso andiamo a fare un po' di domande, o mandiamo subito un pezzo? Io direi di cominciare con la musica per spezzare già subito un po' la situazione. Esatto. Sei d'accordo? Esatto. Bella lì. Andiamo. Chiacchieroni, vi spiace tutti al pari delle blatte. Si parla poi di FIFA e siete i capi come Blatter. Blatterate sempre presi nella parte, ma chi predica com'è se quella trama di uno splatter. Tocca consumarvi quelle scarpe per chiudervi la bocca dimostrandovi che è un'arte. Shaolin, farsi spazio tra vecchi e nuova scuola. Mr. D è un nuovo bastardo che vi risuona. E non parlarmi di scena con l'arte al muso. Il mio tenore di vita qua è più lirico di Caruso. Faccio un abuso, sti rapper non li conosco. Sul mio giustiziere mi chiamano Charles Bronson. E non parlarmi dello stronzo, della radio e dello sponsor. Ho la passione, mi sento pronto, è il confronto. Che sia tizio o caio, li sciolgo tutti quanti come rocce su un cucchiaio. Sai cos'è? Qui non c'è possibilità. B-boy, questi pagliacci non sanno la novità. Io parlo poco ma rispondo con il fuoco. Parlo poco, ma poi rispondo con il fuoco di DT. Spingere in me per i cani come ma nei fiammi di brani come Mr. D, dimmi chi, frate, qua dimmi chi, ehi, dimmi chi, frate, qua dimmi chi, ehi, taci tu non chi, chi la taci turno, taci tu non chi, chi la taci turno, taci tu non chi, chi la taci turno, chi la taci turno, taci tu qua nel mio turno. Sento la fame, sopra ogni brano senza il pedigree, come un beat alla ribalta c'è composto tra le lit. Di questi MC, ne faccio una carne grita, sopra il beat con la matita, come chi, beat, lo faccio fuori. Perché sento già il divario, calo il sipario, sì caro come un sicario ed è un guaio. Se porti storie da plaza, io ci porto il cuore, con questo ti mando a casa. E io questi paraculi, non voglio più paranoi, preferisco i fatti, con più fiato nei polmoni, non a caso. Se mi sento chiamato in ballo, me la gioco qua di classe come il casino oro gialle. Voi siete in quattro e mi lasciate quattro graffi, prendete quattro applausi da me, quattro schiaffi. Per questo vi scarico informate me di tre, perché non formato un MC nemmeno se ne fate in tre. Sai cos'è? Qui non c'è possibilità, B-boy, questi pagliacci non sanno la novità. Io parlo poco ma rispondo con il fuoco, parlo poco, ma poi rispondo con il fuoco di DT. Spingere in me per i cani come Mr. D, ma mi fiammi tutti i brani come Mr. D. Dimmi chi, frate, qua dimmi chi, ehi, dimmi chi, frate, qua dimmi chi, ehi. Taci turno chi, chi la taci in urno, taci turno chi, chi la taci in urno, taci turno chi, chi la taci in urno, chi la taci in urno, taci tu qua nel mio turno. Eccoci qua, ritornati su Radio Playtime. Allora, facciamo... abbassiamo un po' il microfono che è un po' alto. Allora, Davide Ems. Eccomi. Aspetta che ti passo qua un po'. Eccomi, ciao Fortu. Ti saluta Fortu, in diretta, Vec, grande. Allora, domanda, com'è che è iniziato allora, tutto quanto? È iniziato... nel 99 quando uscì Eminem, diciamo, e da allora mi innamorai dell'hip hop, del rap proprio, della disciplina, di tutto quello che del contorno, diciamo, e il mio primo amore, diciamo, è stato Eminem, perché ha spezzato proprio grandissimo, grandissimo, il migliore secondo me, eh? Sì, è uno tra i migliori. Adesso come adesso, secondo me, è il miglior rapper del mondo, dopo Jay-Z. Vedo che non è tanto d'accordo, visto la faccia. Ma perché il discorso è un po' più ampio, è difficile definirlo il migliore. Diciamo che è stato innovativo il fatto che un bianco, dopo i Beastie Boys, sia riuscito a imporsi in un ambiente prettamente afroamericano. E proponendo dei progetti comunque validi e guadagnandosi anche il rispetto dei rapper storici dell'epoca come Jay-Z. Infatti, inizialmente, quando faceva le battle di freestyle, in molti lo paragonavano a Jay-Z per alcuni tecnicismi che aveva. 50 Cent è arrivato dopo, mi sembra, no? 50 Cent è arrivato in un secondo momento e tra l'altro è stato un prodotto discografico di Eminem tramite la Shady Records, che era un'etichetta appunto costruita da Eminem, il suo AKA di Eminem Slim Shady,
e con la Interscope era una... Era so potticcioniaggiare quella lì, no? Sì, bellissima. Sì, un'etichetta americana che distribuiva sul territorio nazionale americano e internazionale, e Shady Records aveva prodotto 50 Cent come suo prodotto. Tanta roba. Perché ti appassiona, Ems, la rap? La rap è un po'... Aia, andiamo su un altro campo. Allora, cambiamo. Allora, il rap mi appassiona perché il rap è verità. Nel senso che il rap è una cosa tanto autoriale e come, diciamo che adesso i rapper sono i nuovi cantautori. Quelli che erano una volta, diciamo. E mi piace perché è vero, perché è puro, perché dice la verità su tutte queste cose che succedono in Italia, diciamo, no? Questa è la mia risposta, però certo. Non sono molto di tante parole, però questa preferisco scrivere, ecco. Qual è stato il tuo primo disco? Il mio primo disco è stato 107 elementi di Neffa, che comprai a Ispra, a un supermercato a 5 euro. E me ne avevano parlato bene di questo disco, allora decisi di comprarlo. E all'inizio non è che mi piacque subito, perché era un po' strano, aveva quel sound un po' strano, quella voce un po' strana, quel flow strano. Poi dopo è diventato il mio disco preferito in assoluto italiano, diciamo. Invece il tuo primo disco è uscito il 20 settembre, giusto? Il mio non è il mio primo disco, è il mio quinto disco, perché alcuni sono stati in free download. Che sarebbe quello? Free download vuol dire scaricare gratuitamente, invece questo è in copia fisica. Un bel disco, l'ho ascoltato, ragazzi, compratelo dal Music Box a Besozzo. Solo sì. Io o altri? Potete contattare me. Ok. Potete contattare me, Davide Ems, Andrew Ems, Official Page. Yeah. E allora, la mia discografia è formata da Rafoesia, che uscì nel 2011, poi Il Tagliato dal Vento, Golden Eyes, Nero Sparso e Solo per i tuoi occhi. Bellissimo, Solo per i tuoi occhi. Adesso mi spieghi la differenza, qual è la differenza tra hip hop e rap? Allora, l'hip hop... Poi sento anche la tua perché... Certo, sì. L'hip hop è una disciplina, nel senso che contiene il breaking, il writing, il DJing, l'MC e... Writing l'hai già detto? Sì. Ma mi sembra... Mi sembra che l'ho detto tutte. E è proprio una disciplina vera e propria. Il rap è proprio il linguaggio che ha l'hip hop per esprimersi, esprimere proprio il concetto che ha l'hip hop. Ora passo il microfono a Mr. Dylan, che approfondirà la cosa come sa lui. Onestamente c'è poco da approfondire, posso ribadire quello che ha detto Ems, che appunto il rap non è altro che una disciplina della cultura hip hop. Comprende appunto tante discipline, come ha detto Hans, e il rap non è altro che una di queste, quindi la differenza in sostanza è molto semplice. Questa qua è tutto qua. Sì, non è tanto differente dalla sua, no, perché, esattamente, la pensate uguale. Esattamente, anche perché non c'è modo di pensarla diversamente. Ultimamente il rap è un po' cambiato, ovviamente come tutti i generi musicali segue uno sviluppo sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista culturale, e sembra che una nuova, diciamo, branca del hip hop, che poi è un sottogenere del rap, sia la trap music, che proprio cambia un po' gli schemi di quello che era rap, sia dal punto di vista della scrittura che della produzione delle strumentali. Bisognerebbe entrare proprio nello specifico, nel tecnico di come si produce una base trap e come si produce una base rap. La differenza è poca,
cambiano proprio le ritmiche della trap, diciamo che i BPM, le battute per minuto, sono molto più basse, invece nel rap diciamo che va dagli 85 BPM fino ai 100, che già 100 BPM è già bello veloce, e punto, ecco, questa qua è un po' la differenza. Cos'è che vi accomuna tutti e due? Ma semplicemente Steins. Ci conosciamo da un po' di anni, siamo cresciuti insieme, quindi siamo amici, e Steins è stato una parte del percorso di EMS ed è una parte del mio percorso attuale. Steins Music è una crew con componenti tra cui dei due DJ, un producer e due rapper, sono Gravante ed io, e poi comprendeva anche EMS, poi per scelte tecniche, per scelte musicali, EMS ha deciso di non farne più parte, però ovviamente abbiamo mantenuto un rapporto di amicizia io e lui, questo non ha influenzato il nostro rapporto di amicizia. Ok, ci andiamo a sentire un brano stavolta di EMS, prima abbiamo sentito Mr. Dylon. Bella lì. A bomba. A presto. Quando l'adrenalina mi abbracciava, la paura dietro all'orizzonte, fai la brava. Sai cosa succede quando un lato cede? Un lato vede l'altro coperto di neve. Su un angolo di strada, yeah. L'angelo sul marciapiede, capelli color mattone, sulle spalle non mi vede. Tornata dalle stelle, punta altre mete. I suoi occhi aridi, ora hanno sete. L'alba si mischia con respiri dolce e piano. Se chiudo le palpebre, si chiude il sipario. Gli angeli sono in mezzo a noi, ci confidano che siamo i nuovi eroi. Un libro può cambiare il mondo e dipingere colori nelle anime. La felicità è nascosta nel profondo, ma prima ci vogliono le lacrime. Suono strumento a tua scelta. Tu che sei custode del mio karma. La calma, la calma l'ho persa sulla strada. Stringimi più forte, io mi sento a casa. Suono strumento a tua scelta. Tu che sei custode del mio karma. La calma, la calma l'ho persa sulla strada. Stringimi più forte, io mi sento a casa. Aspetta la speranza con il biglietto in mano. Lo scenario bianco e nero come note di piano. Mi dà la mano come se fosse una fune. Sto sdraiato con il volto coperto di piume. Cerco la visione dell'oltre. È lei che cerca me, che mi vuole più forte. Sento il suo sguardo che mi sfiora. L'anima si gonfia e si fora. Ci guardo dentro come un cannocchiale. Vedo un groviglio, la radice del male. Siamo granelli di comete persi e ci chiediamo se siamo gli stessi, scintille di passaggio. Per chi ci vede, tutto si fa buio e vuoto il marciapiede. Si è volata via come una storia d'amore, lasciandomi una lettera e un giorno migliore. Suono strumento a tua scelta. Tu che sei custode del mio karma. La calma, la calma l'ho persa sulla strada. Stringimi più forte, io mi sento a casa. Suono strumento a tua scelta. Tu che sei custode del mio karma. La calma, la calma l'ho persa sulla strada. Stringimi più forte, io mi sento a casa. Eccoci ritornati qua su Radio Playtime in compagnia di Mr. Dylon e Ems, Davide Ems. Allora, scusa Samu se ti interrompo, ma volevo salutare Aurora Lamberti che ha fatto il pezzo con me, e questo è uno dei miei pezzi preferiti in assoluto, perché parla di quello che sono io dentro e di quello che posso dare alle persone. Bellissima sta cosa. Ho visto il video e anche una bella ragazza. Sì, assolutamente una è libera? Bellissima ragazza. Non lo so se è libera. No, oh, vabbè, ci provo sempre. Allora, Mr. Dylon, se hai progetti futuri, adesso ne hai? Ma allora, diciamo che questi ultimi anni, fatto bene o fatto male, sono una macchina da guerra, nel senso che ho fatto un sacco di pezzi e un sacco di cose, perché
mi piace sempre vedermi in allenamento e provare cose nuove. E sto chiudendo un progetto nuovo, disco nuovo, che si chiamerà Vita da cane, quindi è abbastanza duro come titolo, perché appunto rappresenta un po' un periodo oscuro del mio percorso e appunto l'ho voluto rappresentare tramite un disco. Il tuo primo disco invece che hai comprato? Il mio primo disco che ho comprato? Questa è una domanda un po' difficile. Allora, in realtà il primo disco non l'ho comprato. In realtà ho avuto una musicassetta a nastro, quindi le classiche cassettine che si usavano un po' di anni fa, e su questa cassetta c'era un pezzo di Blink 182, e non so, non c'entra niente con rap, però per arrivare al discorso, c'era un pezzo di Blink 182 e c'erano tre pezzi di Eminem, una cassetta ovviamente pirata, registrata tramite lo stereo che mi aveva passato lui alle scuole medie, e quindi penso che sia il primo pezzo che ho ascoltato rap fatto bene come si deve, anche perché era abbastanza contemporaneo Eminem alle medie quando eravamo ragazzini noi, quindi sono quelli, diciamo, i primi dischi che erano in giro. Neffa non lo conoscevo solo il singolo Aspettando il sole, ma non mi piaceva neanche Neffa, non mi piaceva proprio Neffa, a me piaceva Eminem. Sì. Non c'è paragone. Infatti è successo che ha avuto. Quindi penso che il primo disco, se vogliamo, è quello lì, e poi i vari 50 Cent, G-Unit e via dicendo, insomma, quella roba lì è stato il primo input. Quando è che ti ha appassionato? Che anno, voglio l'anno? Io anno non c'è preciso, perché il rap l'ho sempre considerato parte della discografia umana. Eminem non era il mio cantante preferito, però conoscevo i pezzi, quindi forse è così che ho iniziato poi a scavare a fondo e a trovare magari dei rapper che mi piacevano un po' di più di Eminem. Non mi piaceva di Eminem in realtà ai tempi, quando ero molto più piccolo, questo lato oscuro che aveva, e non mi piaceva molto come, diciamo, attitudine. Poi piano piano, ovviamente crescendo, l'ho apprezzato molto di più. Quindi la passione è nata come ascoltatore, ho iniziato ad ascoltare un po' le cose. Certo, come tutti all'inizio. Mi sono informato, sono andato un po' indietro a capire un po' cosa significava questa cosa qua del rap, da dove arrivava. E alla fine poi ho provato a scrivere il mio primo testo, perché appunto vedevo in questa musica qua uno strumento, una chance per potersi esprimere. E quindi ho provato a scrivere il mio primo testo. Io mi ricordo una scena che ormai saranno passati 2011, fa il 2010, che è arrivato Mr. Dylan a casa mia con il suo testo, con un suo pezzo che non mi ricordo adesso che pezzo era, ma comunque mi sa che non l'ha mai inciso perché era troppo vecchio ai tempi che furono. Era l'inizio. E rimasi ammaliato dal suo modo di scrivere, e questo modo di scrivere mi ha preso anche a me, perché lui, diciamo, è un po' un mio sensei. Adesso si incominciano a capire tutte le... un po' un mio sensei, perché io scrivo molto di pugno, molto diretto, no? E magari lascio un po' stare la tecnica su alcune cose. Lui, come se fosse un professore con la bacchetta, viene lì, mi fa mettere le mani sul banco, mi dà una bella bacchettata e mi dice: guarda, così non migliora. Va bene. Così non va bene, basterebbe solo quella, ma non basta, perché Hams comunque è uno che fa tanto di testa sua, come giusto che, come sono gli artisti, tra virgolette. Esatto. Quindi è difficile anche imporgli cosa fare, lui fa quello che gli viene, molto esatto. Più istintivo come approccio il suo. E niente, stavo dicendo che è arrivato con questo testo e io rimasi veramente...
ammaliato, non pensavo che fosse così forte, cioè nel senso, cacchio, non mi ricordo il pezzo adesso, però volevo cantare un pezzo, no? Però non me lo ricordo proprio, e l'aveva fatto con, come si chiama il ragazzo che adesso fa il giornalista? Un ragazzo che adesso lavora per un importante giornale italiano, mm-hmm. e si chiama Andrea Cortellari, e con lui è un ragazzo che ho conosciuto in una scuola di musica, e con lui abbiamo iniziato a fare, diciamo, le prime cose per divertirsi e tutto qua. E quindi con lui avevo, diciamo, stretto un rapporto artistico di questo tipo. Ah, insieme comunque abbiamo frequentato il CFM, che praticamente è una scuola di musica, e il nostro vero e proprio sensei si chiama Fabio Caso, che salutiamo, lo so che non ci ascolterà mai in questo momento, però lo salutiamo. Ma gli può arrivare. Gli può arrivare, gli può, dai. Arrivare. E dobbiamo tanto a lui, anche perché è una persona umile, sincera e anche un amico. Ottimo, ottimo. Adesso ci andiamo a sentire un pezzo di Mr. Dylan. Vai. Che ne dite? Yeah. Sappiamo tutti e due qual è la verità. La verità è che non vuoi andare via, lo sappiamo bene. Vuoi rimanere qui, perché io sono l'uomo sbagliato, ma nel posto giusto. Tu la donna sbagliata, al momento giusto. Baby, so bad. Sto suonando come tu al cappello. Sto volando come nel deserto. Lascia stare il corsetto sul petto. Non metto una donna al rossetto. Ti aspetto. Yeah. Il mio cuore viaggia come una Bugatti. Feiro, se dico che ti voglio come i mantis. Clero, se non ci credi come se mi stampi. Clero, serio. Se mi aspetti semi nuda con il liseri. Clero, nero. Mi fai sentire veramente come un uomo. Vero. Yeah. Come Bonnie e Clyde, ho tratto dei tuoi guai, ti chiedo cosa fai, vieni via da sta gente che non sa quanto vali, da stonati, gioielli, droghe, tutti sti locali. Yeah, non so di cosa vuoi da me, oh, oh, oh. So di cosa vuoi da me, vuoi fare l'amore con me, dire più forte, cosa vuoi da me? Aspetta che ti chiamo il sommelier. Che ne dici che vogliamo cambiare? Sono l'unica ad avere savoir faire, pure con due cavalli della Citroën, con tutti i cuori che ho rubato Mademoiselle. Per l'estate a me mi chiamano Lupin. Per non pensare a certe cose del passato, qua mi tocca e verso. Se ci penso a quell'amore che è sfiorato come un fiore tappezzato, qua mi sento perso. Voglio darmi un'occasione con te, ti possiedo di sicuro perché quando siamo sopra le tue mi senti, non ti volo finché temi, non mi dici scelte. Yeah, non fregami con il solito turno, fammi innamorare per lasciarmi distrutto. Aspetta che ti faccio un riassunto. Non sono il tipico ragazzo che fai fesso, ucciso dall'amore tra le salve di cesso. Sul quale metto mano l'ho promesso, ahimè. Se per te è stato malomesso. Yeah, siamo come Bonnie e Clyde.
notte c'è te, fare l'amore con me, dire più forte c'è te. Eccoci di nuovo qua su Radio Playtime con Mr. Dylom e Ems Davide, Davide Ems, grandi. Allora, parlaci un po' di questo pezzo. Allora, questo è l'ultimo singolo che ho fatto uscire. Diciamo che per i pezzi che faccio uscire di solito è abbastanza tipico, sia per le sonorità che per l'argomento. Io sono abbastanza MC guerriero. Questo pezzo qua è andato un po' fuori dai miei schemi, è un po' un argomento, diciamo, amoroso, sentimentale. E, è stato prodotto da Oliver, che si chiama Mr. Excuse, che è il producer di Steins. E, lui produce prettamente rap e trap. Il pezzo è stato prodotto con una tecnica, dire forse singolare un po' esagerato, però in realtà lui non ha fatto altro che utilizzare la vecchia tecnica del campionamento che si usava comunque nel rap anni 90 e 2000 e fino a poco tempo fa su delle ritmiche trap. Quindi quello che dicevo prima, lui non ha fatto altro che fondere le due cose per rendere anche il suono un po' più caldo e un po' più vivo. Non ha fatto altro che tagliare un campione più caldo, soul, e appunto montarlo su delle batterie trap, come dicevo prima, per una semplice scelta. Prima cosa per cercare di appunto trovare una propria strada nel trend del momento. Il trend del momento è la trap, e quindi Olly ha cercato di fare una cosa che ci apparteneva anche a noi, appunto rispettando il trend e la moda del momento. Questa è un po' una tecnica che in realtà negli Stati Uniti è stata utilizzata da artisti tipo Kendrick Lamar, che è un rapper della California, di Los Angeles, Coast. E altri che adesso non sto qua a citarli tutti. Potrei citare Schoolboy Q, che è un altro rapper che appunto utilizza questa tecnica. È fedele al sampling, quindi al campionamento del classico rap, utilizzando delle ritmiche e delle metriche del rap simili alla trap. Questo è un po' il pezzo. È uscito come singolo, non appartiene a nessun progetto in particolare, è uscito quest'estate ed è la prima collaborazione che facciamo io e Oliver come producer e rapper del collettivo Stanz. Ottimo. Date vecchie, quanti palcoscenici hai solcato? Quantificarli così non saprei dirti, però ti posso dire che soprattutto per i primi progetti almeno 10 date per progetto. Facendo apertura degli artisti già della scena con certo peso. Trap Dogo è stato il primo. Trap Dogo è stato il primo di Ems. Io non avevo ancora nessun progetto all'attivo, ero andato con lui sul palco a dargli una mano, e quella forse sarà una delle prime aperture. Data 2012, ecco, circa 2012. Non esisteva neanche il collettivo Steins, eravamo così, proprio freestyle, selvaggi, avevamo fatto questa data qua. Altre date, nomi diciamo
che mi vengono in mente abbastanza conosciuti, potrei dirti Two Fingers, che sono magari un po' più conosciuti per il pubblico pop e radiofonico. E poi molti artisti dell'underground, OTR, I Green, Chiave, Mr. Man, Frank Siciliano, Maxi B, Caso Maxi B, cioè un bel po' di date, insomma, alcune poi non neanche me le ricordo, Colle del Fomento, insomma, ne abbiamo fatte un po'. Invece, EMS, quante date, quanti palcoscenici? È un po' che non sono sul palco, a dirti la verità, anche perché è stato un periodo abbastanza brutto per un paio d'anni da questa parte per me e ho deciso di non salire più su un palco, però come Dylan, ma all'inizio c'è stato veramente il botto. Quando sono uscito con Rough Voice, che era stato il mio primo disco, era stato veramente il botto. E il botto nel senso che con calma. Nel senso che... vedo su YouTube che avete un sacco di visualizzazioni. Sì, però noi che siamo molto autocritici, per noi il botto sarebbe avere una carriera come... Il botto è il botto, diciamo. Il botto è Eminem. Buone opportunità. Sono state delle buone opportunità per poterci esibire con le prime cose che facevamo. Ottimo. Allora andiamo a sopportarci adesso Minfotta. Per natura il mio fa muovere i culi qui come da tu. Muovo la penna fratello sul foglio seguendo questa scrittura. Sono interista da quando la maglia portava la stretta misura. Cavalco sta base, ti mostro qua tutti i bastardi, la mia bravura. Inizia le tasche, voglio ti pelude frate nelle vasche. Con la nazza e zero caste, zero paste, zero bamba. Cocaina nelle nasche, cioè tutti di pelle d'ora con voda. Facciamo sta roba lì pop. Cambiano i tempi e la moda di ciò che va in voga, lo chiamano pop. Spazzatura, nel conto dei dischi che vanno a dismisura. Musica pura, musica vera che rispetta la mia natura. Pensa sulla traccia nuova, quindi come suona. Quindi da una zona dove la metto con buona. Ci metto la titura, non mi metti anche come stona. Sono tornato con un boato, come un uragano a dipingerti. La grande bellezza nei timpani, la grande bellezza nei timpani. Ciò prende un colore con il finale più bello di un fantasy. Il cielo non è il limite, ma ora sta roba da quando soccoccia. Al cuore in mezzo a una via di periferia, un entrato si scoccia. Mi infotta, sta roba da quando soccoccia. Al cuore in mezzo a una via di periferia, che lei si fotta, mi infotta. Ti lascio sull'albero dell'amore da quanto sei matura. Da quando si stringe la cinghia a mare diventa una roba dura. Con la mattina nelle tasche, ma ci vorrei degli spicci. Quando vorrei ti facessi i cazzi tuoi, sei lì che ti lisci. E viceversa, come ti trovo ti ho persa, come ti trovo diversa. Io sempre lo stesso, fuori sempre la stessa merda. Fuori per la stessa merda, che mi ha flashato da ragazzino. Con le cuffiette in quel magazzino, fui licenziato e da lì fu un casino. Ero la scelta del camerino. Hai roba sulla traccia, non senti come suona. Vengo da una zona dove l'aria è troppo buona. Non so se tu c'eri in giù con Besazzo dei tempi di San ancora credi, li capo ai colleghi. Senti le rime, li capo ai colleghi. In sta roba ci ho fatto raggiungere, poco mi importa se tu non ci credi. Non è tutto per farti sapere, ciò che volevo l'ho avuto da me. Ora è una droga che mi manda in notte, ne voglio ancora e ancora molti. 10 anni dopo l'inizio, sembrava la fine, ma fino all'inizio ho detto che sarà per sempre. Non sembra possibile, ma sono ancora presente. Troppo di scuola, sta roba da quando soccoccia. Al cuore in mezzo a una via di periferia, un entrato si scoccia. Mi infotta, sta roba da quando soccoccia. Al cuore in mezzo a una via di periferia, che il resto si fotta, mi infotta.
azione! Allora, Radio Pony Time, accendi il tempo della musica. Allora, questo pezzo è stato prodotto da Mr. Paul Paolo Meroni, che ha girato anche il video. Si chiama Mi Infotta, perché questa roba del rap a noi ci infotta, ci prende bene. E è nato un po' per caso con Vodalova, che è Matteo Imperiale, che gli avevo appena tagliato i capelli, perché io faccio il parrucchiere, no? E abbiamo detto ciao, scriviamo un pezzo insieme. Abbiamo preso questa base che era di Paolo e abbiamo fatto sopra Mi Infotta. E poi è arrivato il solito Mr. Dylan a darmi le bacchettate sulle mani per dirmi no, questo non va bene, questo non va bene. E alla fine è uscito Mi Infotta. Oh, ottimo. Allora, ci sentiamo un pezzo di Mr. Dylan, La Ricetta, prodotto da Mocce. Ok, sta tornando il vero, abbiamo la ricetta perfetta. Mr. D, Big Mocce, DJ Rupert. Troppo presi dalla vita che di fretta ci ha rubato il sonno, ma portiamo la ricetta perfetta. Chiudo la stanchezza nella valigetta, se la vita piatta chiama, abbasso la cornetta. Per la metà delle ore a tratti sono un numero, per i contanti ma come tanti a casa supero. Scrivo delle bombe, sfondo pure tu che non hai verso mai letto legnato, ormai per me sembrano sughero. Ho la ricetta con il quale prendo largo da sto mare di merda che porto sulle spalle e cargo. VA sta rinascendo, io pure sopra sto palco tiro calci in culo finché resto con il piede palco. Il tuo problema non è quello che senti, la droga che ti prendi con i tuoi amici adolescenti. Di fare la star ti riesce bene che ti ferri, ma il problema è che facendo il professore che ti perdi. Metti tutto in testa, la mia ricetta è ciò che serve a soffocare la benetta. Tu che parli tanto impara presto la lezione, io quelli come te me li mangio a colazione. Uno, a differenza di buffoni, non baso una carriera sulle visualizzazioni. Due, me ne sbatto delle storie sul web, sei da dire qualcosa? Presentati alle jam. Io rispetto chi rispetta la mia musica, stronzo. Vado fuori di Senna, tu come Senna Dimola, fuori per sempre dallo stereo mio chi ti considera. Io che firmo la storia mia senza pellicola, chi parla male di Varese cade la mandibola. Rappa pure, non ti dico un cazzo, cambia nome, trovati l'appellativo di rimpiazzo. Blocco l'aperitivo e ti raggiungo pure scalzo, per stamparti il mio giudizio in faccia, sei scarso. Il mio consiglio, cerniera sulla bocca, per sentirti di Varese non ti basta Piazza Motta. Spingo il vero, per i bastardi con la mente corta, Mr. Dylan, Big Mocce, la fottuta flotta. La mia ricetta te la svelo in parte, la passione che mi lega al rap è come un montante. Ma la cosa più importante, l'unica costante, mettici l'amore prima della fama e il cantante. Mettitelo in testa, la mia ricetta è ciò che serve a soffocare la vendetta. Tu che parli tanto impara presto una lezione, io quelli come te me li mangio a colazione. Uno, a differenza di buffoni, non baso una carriera sulle visualizzazioni. Due, me ne sbatto delle storie sul web, sei da dire qualcosa? Presentati al cielo. Ciao Leo, visto che sei in diretta, scrivi qualcosa. Leo Bezos forever. Your music, your station, Playtime Radio. Rieccoci qua con Mr. Dylan, lì grande, yeah. Bella man. Allora, questo pezzo qua l'ha prodotto Emanuele Mocchetti, in arte Mocce, che è un ragazzo, un producer di Varese. Ha fatto un paio d'anni negli Stati Uniti, adesso è tornato, infatti siamo ritornati a lavorare insieme dei progettini.
tempo fa aveva prodotto questo pezzo che si chiama La Ricetta. Tra l'altro il titolo prende il nome dal campione che era stato utilizzato per realizzare il beat, che si chiamava We Got The Recipe, il pezzo originale, ovviamente, che significa noi abbiamo la ricetta, quindi avevo tradotto il nome di questo sample in La Ricetta. Ed è un pezzo, diciamo, di critica nei confronti di chi fa la nostra musica, diciamo, per solo per visibilità e non per una passione, diciamo, come noi che facciamo questa roba solo, non dico solo per passione, ma per la gran parte delle cose per passione. E questo è un classico pezzo nello stile di New York, quindi East Coast. Tra l'altro il video è bellissimo, boom bap, quindi cassa abbastanza bella dritta, campione, insomma, scratch. Il video l'avevamo realizzato in collaborazione con uno studio di tatuaggi di Varese, di Dunolona, che si chiama Macaroni Crew, e quindi abbiamo collaborato con questa cosa insieme. Bravo. Quindi è venuto fuori questa bella collaborazione. Sì, avevamo fatto una mega grigliata ed è venuto fuori un video della Madonna, diciamo, perché eravamo un po' tutti un po' in aria. Vabbè, quelle feste si beve, ovviamente. Si beve tutto. È ovvio. Bene, andiamo a vedere, anzi andiamo a ascoltare un pezzo di Ems che si chiama Dormi. Didier. Mi fa sentire libero, oscura mi sto sole dai che non mi serve a niente. Solo stelle appese e disegni nella mente. Cerco forze nella mia debolezza, l'inferno che separa felicità e tristezza. Ho viaggiato nelle nostre lettere annegando senza poter smettere un naufrago tra il mare di foglie che cerca se stesso in un mare di orgogli. Svegliarsi bagnato di ricordi tossirli sotto forma di aquiloni, tutti con il sogno americano. Io invece ora sogno americano, portarti via da qua, da sti finti matematici, vivere a Los Angeles, città degli angeli. Dormi e non svegliarti mai con i tuoi sogni, e non svegliarti mai, io faccio da tetto, spero capirai, fuori sta piovendo lo sporco di miei guai, mentre scivola la mano della vita, accarezza a noi e la voglia di non lasciarsi mai, mai. Ho i demoni in testa ma sopravvivo, la musica per me salvezza, per te un palliativo, anche se non vedo l'arrivo. Ho fatto più dischi che sogni, emozioni vere, non invito i cui bussano alla porta che senza l'invito. Morire per diventare un mito, e c'è chi dice che io lo sia già da vivo. Ho la penna di Dante nel convivio, gli esseri umani ancora non l'hanno capito, che non mi hanno capito mai, mai. Ma per i veri grandi il successo arriva dopo, un drammineri offuscano lo scopo di tutto questo, distinguermi da tutto il resto, essere me stesso mi sembra onesto. Io non cambio, ho i piedi sulla terra e la testa nell'iperurani. Dormi e non svegliarti mai con i tuoi sogni, e non svegliarti mai, io faccio da tetto, spero capirai, fuori sta piovendo lo sporco dei miei guai. Mentre scivola la mano della vita, accarezza a noi e la voglia di non lasciarsi mai, mai. Radio Playtime, è tempo di musica. Playtime Radio, noi suoniamo le migliori. Suoniamo le migliori. Radio Playtime. È tempo di musica. Radio Playtime. Accendi il tempo della musica. Radio Playtime. È tempo di
divertimento. Radio Playtime, musica e divertimento. Questa è Radio Playtime. Radio Playtime sta arrivando. Sta arrivando. Ems, eccomi, grande, presente. Bellissimo sto pezzo. Grazie. Parlaci questo pezzo. Allora, questo pezzo nasce dalla mia voglia di scrivere, dalla mia voglia di sfogarmi, dalla mia voglia di liberarmi da tutto quello che c'ho dentro. È dedicato a una ragazza. Che non fare il nome, non posso fare il nome fare adesso come adesso, lo capirà. E ormai è passato tanto tempo, e in collaborazione con Raiden, che è un rapper molto forte di Torino, e volevo salutarlo. Non ci ascolterà, però fa niente, dai. Ci ascolterà, gli arriverà la voce, gli arriverà la voce assolutamente. Gli arriverà. E che dire? Niente, questo era il pezzo, parla da sé. Ottimo, andiamo ad ascoltare l'ultimo pezzo di Mr. Dylom. Eccolo qua. Sulle mie gambe. Numeri o meno, sono convinto che la musica sia un bene superiore. Anche se mi ha messo di fronte a scelte difficili, mi ha dato una voce, mi ha dato la forza di combattere i pronostici. E ciò che per me è solo l'inizio, per voi è la fine dei giochi. Il quale sta nel mondo, io cerco sulle mie gambe l'occasione del ventenne che pare così distante. Nonostante non spingo parole sante, riduco le distanze dal sogno con le mie gambe. Colpisci ancora tu, Jurassic Beat. Colpisci ancora tu, Jurassic Beat. Nonostante non spingo parole sante, riduco le distanze dal sogno con le mie gambe. Ritorno e taci intorno due parte seconda, metrica anaconda, lascio senza voce la tua ronda. Altro che pappa pronta, allenamento testa gronda. Vi aspetto tutti quanti, ora vediamo chi mi affronta ed io faccio la conta, ti ucciderò per primo. L'imbarazzo della scelta, giusto il tempo di uno spino. Dalla città giardino, ma è stato quel capochino. Se vuoi campione vero, guarda pure da vicino, stronzo. Hai l'etichetta, cazzo povero coglione. L'unica etichetta che possiedi è quella del maglione. Per la recata non ti allungherò il centone. Il micro in cameretta scemo non ti rende un produttore. Umiltà della campagna, un falegname. Taglio creste di colleghi tipo sega circolare. Fuori dal palco sono buono come il pane. Mi affeziono pare, ma sul micro confeziono pare. Il quale sta nel mondo, io cerco sulle mie gambe l'occasione del ventenne che pare così distante. Nonostante non spingo parole sante, riduco le distanze dal sogno con le mie gambe. Colpisci ancora tu, Jurassic Beat. Colpisci ancora tu, Jurassic Beat. Nonostante non spingo parole sante, riduco le distanze dal sogno con le mie gambe. Chiacchieroni come Scafia Siracusa. Quando sventro questi palchi, fratello, non chiedo scusa. Chiedo rispetto come il pizzo da Yakuza. Spacchi chi? Spacchi cosa? Prendi schiaffi e fai le fuse a casa. Io me ne sbatto dei tuoi soldi, quanto spendi, del tuo brandy, del tuo modo approccio di vestire denti. Sta fame supera la forza dei miei denti. Pochi mezzi ma abbastanza qua per dire che le prendo. Odio ragazzetti che vogliono stare al passo. Voglio spesso ma gli incontri sempre verso il passo. Gloria di certo, colpa mia se torni in castro. Faccio a pezzettini ma più senti come Tony Brasco. Fai bene a dire certo, dai esperto che sei il futuro. Io sono il presente, mi presento con il cazzo duro. Ti mostro tutto quanto sulla strumentale. Tu sai già che cosa fare, qui puoi solo sbocchinare. Impara a stare al mondo, io cerco sulle mie gambe l'occasione del ventenne che pare così distante. Nonostante non spingo parole sante, riduco le distanze dal sogno con le mie gambe. Colpisci ancora tu, Jurassic Beat. Colpisci ancora tu, Jurassic Beat. Nonostante non spingo parole sante, riduco le distanze dal sogno con le mie gambe. Thank you.
Ciao Giovanni! Ma guarda, Giuseppe! Ciao, da quanto tempo ci vediamo? Ti trovo veramente bene, sei davvero in forma. Ma come fai? Sì, hai ragione, mi sento molto molto bene. Mentre tu a quanto pare sei leggermente in sovrappeso. Dovresti provare un percorso del benessere. Io ci vado regolarmente e mi trovo una favola. Prova a venire con me e ti assicuro, non te ne pentirai. I corsi di corretto e il percorso del benessere si svolgono a Carano Bertuselli in via Luigi Favini 87 ogni giovedì dalle 20 alle 21. A Lazio in via Milano 24, oratorio San Siro ogni lunedì dalle 20.30 alle 21.30 e anche a Saronno. Per informazioni chiamare il 377-275-2152. Perché ricordati, prevenire è meglio che curare. Ti aspettiamo per scoprire con noi come avere uno stile di vita sano per tutta la vita, con una corretta alimentazione. Inoltre con noi puoi scoprire nuove professioni del futuro, ma già da oggi coach del benessere. Non serve esperienza, ed è per tutte le età. Alla formazione provvediamo noi. Eccoci di nuovo qua con Mr. Dylom e Ems Davide, Davide Ems. Ormai ho incrociato le parole. Per chiamarmi solo Ems va bene lo stesso. Ems, allora, raccontaci tutto. Questo è il mio disco, si chiama Solo per i tuoi occhi, uscito il 20 settembre e lo regalo a DJ Tac Mass, tutto tuo. Grazie mille, veramente. Questo qua lo custodisco. Che se diventate, che fate veramente il botto, lo inquadro lì nella bacheca, nella mia bacheca storica. Va benissimo, grazie mille. È quasi ora di chiudere la diretta. Io ringrazio a Mr. Dylom, grazie a te per la chiacchierata, e a Ems, magari in futuro ne rifaremo un'altra, eh? Non c'è problema. Ok, andiamo in chiusura. Radio Play Ten, è tempo di musica. Playtime Media is coming. Radio Play Ten. Your music, your station, Playtime Radio. Okay. Precisi come un orologio svizzero. Aspettate. Ragazzi, è finita la diretta! Siamo fuori dalla radio. Ciao a tutti! Ciao ragazzi, Mr. Dylom. Kiko, I'm on the microphone, check. Yeah, grande.